affrontato e vinto molte sfide, molte battaglie nella vita come nello sport, ma ora è tornato dalle Paralimpiadi di Rio facendo il pieno di medaglie, 2 ori in handbike e naturalmente rappresenta un po' l'orgoglio anche di tutto il Tiguglio, ma non solo, naturalmente di tutta l'Italia. Che esperienza è stata, Vittorio, quella delle Paralimpiadi? Beh, una Paralimpiade, un'Olimpiade in generale è forse l'espressione massima della gara che qualunque sportivo che ha uno sport che può partecipare alle Olimpiadi possa sperare, no? Anche solo la partecipazione, spesso si dice che già partecipare alle Olimpiadi è qualcosa di meraviglioso, perché non tutti possono andare alle Olimpiadi, è una cosa da dire, perché poi tutti dicono ma vai alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi. E beh, dipende, ti devi qualificare, ci metti 4 anni per poter raggiungere quel risultato. E io ero la mia terza partecipazione, è vero Pechino, Londra, sempre portatrici di medaglie. Ecco, sì, è vero che ho sempre portato a casa delle medaglie, però le sensazioni sono state diverse da Olimpiade a Olimpiade. Pechino sicuramente era la mia prima esperienza, ero molto più agitato, diciamo, no? Certo. Quindi meno controllavo meno le mie emozioni, le mie agitazioni, quindi ci sono arrivato vicino alla vittoria, ma mi ricordo che in quel momento la mia sensazione dopo la gara era più di rabbia per aver perso mancato l'oro piuttosto che aver vinto l'argento. L'ho capito dopo che vincere una medaglia olimpica è qualcosa che molta gente non raggiungerà mai, quindi è sicuramente qualcosa di bello. All'Olimpiade successiva, dopo 4 anni abbastanza un po' turbolenti, perché comunque io avevo vinto il mondiale l'anno prima, nel 2007, poi l'Olimpiade nel 2008, per me è stato duro essere la persona da battere che doveva essere sempre fortissimo, no? Cioè non dover perdere mai nessuna gara, perché altrimenti era una sfida con te stesso, sì, insomma, ma più che altro le aspettative degli altri erano quelle che mi hanno condizionato molto negli anni successivi. Però sono arrivato a Londra nel 2012 molto ben preparato, senza aver vinto mondiali negli anni precedenti, ma arrivandoci molto vicino. Però Londra è stata forse l'Olimpiade che mi ha sbloccato dal punto di vista caratteriale. La maturazione, sì, anche. Forse è stata la maturazione non tanto atletica ma mentale, e che mi ha permesso intanto di vincere tre belle medaglie, che in quel momento lì, anche se 2 di bronzo e una d'argento, ma le 2 di bronzo mi hanno dato comunque una grande soddisfazione. E, più che soddisfazione, in quel momento mi ha dato felicità di essere ritornato a vincere qualcosa e aver capito che 2-3 medaglie a un'Olimpiade sono qualcosa di bello. Queste sì, però no, hanno però, un altro sapore, ecco, un altro ecco, diciamo, peso, che oltre che colore. L'Olimpiade di Rio, dopo 4 anni, invece, che sono, grazie a questa maturazione mentale, mi hanno portato in questi 4 anni, in questi 3 anni, perché i primi 3 anni l'Olimpiade non c'era, 3 anni di grande soddisfazione, ho vinto 4 titoli mondiali individuali in 3 anni, più 3 a squadre, insieme ai miei compagni Luca Mazzone e Alex Zanardi, e arrivavo a Rio con i favori del pronostico, quindi, perché bicampione, certo, del mondo, anzi tricampione del mondo, dovevi per forza vincere, e però ecco, stavolta non mi ha condizionato la quello il che carico. Ti volevo chiedere, esatto, proprio questo. Tu all'inizio hai parlato di emozioni, qual è l'emozione e il pensiero che non deve esserci prima di una gara e invece quelli che sono giusti per avere la carica, la grinta? Guarda, per quanto mi riguarda, allora, la tensione per un atleta ci deve essere, perché se un atleta non è abbastanza teso o perlomeno non è abbastanza adrenalinico. Esatto, ecco, quella è l'adrenalina, è comunque la benzina giusta per poter affrontare una gara. Chiaro, non deve essere troppo, perché a quel punto è difficile da controllare e ti fa fare degli errori che non dovresti fare, perché comunque ti annebbia un pochettino la visione mentale che hai che devi avere della gara. Questa è la prima cosa. Una cosa che a me fa stare tranquillo prima della gara è il sapere di aver fatto il meglio del lavoro che potevo fare, cioè di aver fatto tutti gli allenamenti o seguito comunque un programma di allenamento che il mio allenatore mi dà,
E quindi è una sorta di dire ho la coscienza a posto, no? Ecco, noi comuni mortali vediamo solo il risultato finale, no? Sì, tu che esulti, sì, ci emozioniamo. Sì, sì, sì. Io tra l'altro passaggi. Sono uno che non esulta neanche poi tanto rispetto okay. ai miei... Beh, sono da che... buon ligure. Però ho rivisto le interviste, ho visto che sono sempre lì che mi gratto la testa perché penso alla gara del giorno dopo. Okay. Infatti io mi sono goduto veramente queste medaglie, soprattutto alla terza gara, quella della staffetta, perché l'indomani non avevo più, avevo finito, certo. Diciamo. Quindi io sono uno che finché non ha finito il lavoro non riesco a godermi anche... Ecco, un lavoro mi sembra che però... di aver iniziato un passo, ma non è finita, ecco. Un lavoro che però è tanto il lavoro prima, sì, tu parli sì. di 4 anni no, di allenamenti, di sacrifici, sì, sì. di fatica. Sì, sì, sì. Quello che spesso succede è soprattutto sugli eventi sportivi che magari non sono il calcio dove girano moltissimi soldi, che spenti i riflettori poi non si parli più se non a distanza di altri 4 anni. Certo. Ma c'è tutto un prima. Sì, c'è tutto un prima che poi, io lo dico sempre, voi vedete la parte finale e vi sembra la cosa più bella. In realtà per molti atleti come me, la parte bella sono i primi 4 anni, perché sono quelli che, cioè, i ricordi ce l'hai molto più di quello che hai fatto in quei 4 anni che del podio stesso. Io i podi me li sono anche abbastanza dimenticati, comunque è un mix di sensazioni e forse anche il bello. Io dico spesso che se tu fossi legato solo al risultato e quello fosse l'unico fine del lavoro che fai, se tu sei felice o meno lo decide solo la sconfitta o la vittoria. Invece se tu hai fatto un percorso sicuramente duro, sicuramente faticoso, ma che ti ha lasciato delle esperienze anche umane, tra compagni, ma comunque esperienze su un lavoro che è la tua passione, perché certo. soprattutto è la tua passione, a prescindere dal risultato poi tu hai lì che hai la soddisfazione. Poi è chiaro, è facile farlo dopo aver vinto, perché quella è la ciliegina sulla torta, è quello che ti fa dire ok, ho fatto un lavoro, e che non ti lascia il rammarico, come mi è capitato anche quando non ho vinto ma ho vinto una medaglia, di dire ecco, potevo fare meglio, ed è anche uno stimolo per poi continuare a fare meglio. Adesso, ecco, ora che però hai fatto adesso, tutto il meglio, qual è la prossima sfida adesso, da vincere? Infatti adesso non, è vero che è passato poco tempo, non ci ho ancora pensato, però se guardo il mio palmarès non c'è più niente da vincere, quindi sarà difficile trovare delle motivazioni da quel punto di vista lì. Io sono convinto che però in un mondo e in un mondo come questo dell'embike, dello sport in generale, io mi ci sento molto comodo e quindi di conseguenza la passione sicuramente mi farà trovare le motivazioni. Grazie.